Benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le idee. Oggi parleremo del nuovo sistema elettorale. Lo scorso 4 maggio, tra le proteste dell'opposizione e anche di parte della maggioranza, è stato approvato l'Italicum. La nuova legge elettorale, voluta dal Premier Renzi, trasformerà radicalmente il sistema politico, così come lo conosciamo oggi. Vediamo ora cosa prevede la nuova normativa e quali sono i suoi aspetti positivi e negativi. In un precedente video abbiamo parlato dei due tipi di sistemi elettorali esistenti, proporzionale e maggioritario. L'Italia è come una via di mezzo. Di base è un proporzionale, ma è corretto in modo da produrre effetti maggioritari. Ma andiamo con ordine. Il territorio nazionale, esclusa la Val d'Aosta e il Trentino, che manterranno il sistema uninominale, viene diviso in 20 circoscrizioni, che corrispondono in linea di massima alle regioni. Queste vengono poi divise ulteriormente in un totale di 100 collegi a livello nazionale. In ogni collegio le diverse liste presenteranno dai 3 ai 9 candidati. I votanti troveranno sulla scheda elettorale il simbolo del partito, con alla sua sinistra il nome del capolista bloccato e alla sua destra due righe per esprimere una o due preferenze tra i candidati della lista stessa. Nel caso siano due, la seconda deve essere per forza di sesso diverso dalla prima, pena il suo annullamento. I capilista, inoltre, possono presentarsi in più collegi, fino a 10 per la precisione. Ma com'è che avviene la ripartizione dei seggi in Parlamento? Il calcolo è su base nazionale e, come abbiamo detto, il procedimento è proporzionale. Tuttavia ci sono dei correttivi. Uno di questi è la soglia di sbarramento, che impedisce alle liste che hanno preso meno del 3% di ottenere dei seggi. L'altra correzione è il premio di maggioranza. Infatti, alla lista che arriva prima vengono assegnati 340 seggi, il 55% circa, a patto che essa giunga da sola a 40% dei voti. In caso contrario, si procederà ad un ballottaggio, cioè ad un secondo turno di votazioni, 2 settimane dopo il primo, a cui accederanno solo i due partiti più votati, senza possibilità di apparentarsi con altri come avviene a livello locale. Il vincitore otterrà il premio di maggioranza. Un'altra caratteristica della nuova legge è la possibilità per chi si trova fuori dai confini nazionali di votare per corrispondenza nella circoscrizione estero. Lo potrà fare chi resterà fuori per almeno 3 mesi, per ragioni mediche, di lavoro o di studio, come gli studenti Erasmus. Infine, una clausola dell'Italicum prevede che esso valga solo per la Camera dei Deputati ed entri in vigore dal 1 luglio 2016, poiché si presume che entro quella data il Senato non sarà più elettivo, per effetto della riforma costituzionale in discussione. Vediamo ora le ragioni di chi è a favore e di chi è contro alla nuova legge elettorale. Il presidente del Consiglio Renzi sostiene fortemente la sua riforma, affermando che essa permetterà di creare fin da subito dopo le elezioni un governo stabile, senza dover ricorrere a litigiosi governi di coalizioni o larghe intese. Ciò sarà permesso dal premio di maggioranza, che assegna circa il 55% dei seggi ad un solo partito, quello più votato. Tuttavia, i politologi osservano che in questi casi lo scontro che prima esisteva tra i diversi partiti di una coalizione tende a spostarsi all'interno del partito di maggioranza, portando gli stessi risultati. Il governo è anche venuto incontro alle opposizioni, introducendo le preferenze per scegliere molti dei candidati da eleggere. Inoltre, sono state previste delle misure per assicurare la parità di genere. Tuttavia i capilista restano comunque decisi dai partiti. In questo modo è molto probabile che la maggioranza dei deputati non sarà eletta direttamente dagli elettori. Le opposizioni hanno poi lamentato l'approvazione della legge per mezzo di voti segreti e questioni di fiducia, strumenti parlamentari che servono per forzare il dibattito in aula e che non si addicono ad una legge così delicata come quella elettorale. Tant'è che i precedenti storici del voto di fiducia su una legge elettorale risalgono al fascismo e alla cosiddetta legge truffa. L'approvazione dell'Italicum solo per la Camera, invece, ha ricevuto le critiche di alcuni giuristi. Il governo, infatti, dà per scontato che l'elettività del Senato verrà abolita dalla riforma costituzionale. Ma se essa non dovesse andare in porto, ci troveremmo con due Camere con gli stessi poteri, ma con due maggioranze diverse, e questa rappresenterebbe un grave problema per la governabilità. Per quanto riguarda l'influenza che l'Italicum avrà sul sistema dei partiti, i suoi sostenitori prevedono che col tempo il panorama politico finirà per articolarsi su due grandi partiti, un po' come succede negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, rendendo più semplici la scelta per gli elettori e più stabile il sistema nel suo complesso. Tuttavia, altri non sono convinti che questo sia lo scenario più probabile. Credono invece che l'Italicum porterà il sistema indietro alla Prima Repubblica, con un grande partito di governo al centro, in particolare PD, e alcune forze politiche agli estremi, che non riusciranno mai ad arrivare al governo.
Ma la critica più pesante che viene rivolta alla nuova legge elettorale è quella di accrescere a dismisura il potere del Premier, trasformando di fatto il sistema parlamentare in uno quasi presidenziale, senza prevedere gli opportuni contrappesi che questo richiede, anche considerando l'imminente abolizione del bicameralismo. Secondo i sondaggi, la questione della legge elettorale non è considerata una priorità dagli italiani. Questa posizione è comprensibile. I cittadini si aspettano che la classe politica faccia qualcosa per uscire dalla crisi economica e dare un lavoro a chi non ce l'ha. Tuttavia, l'assetto del sistema elettorale ha un'enorme influenza sulla possibilità di formare un governo stabile e rappresentativo, che possa occuparsi in modo efficace delle più importanti urgenze economiche. Se l'Italicum possa farlo, lo scopriremo soltanto dopo le prossime elezioni. Ci vediamo alla prossima! Muovete le idee! E anche di parte della maggioranza di governo. L'altra correzione è premio di maggioranza. Ma come avviene la ripetizione? Io odio la tecnologia touch. La odio. Senza possibilità di apparentarsi con altri, porca di quelle miserie. Tuttavia, i politologi. Così delicata. Come quella elettorale. Va bene. Sì.